Perla e Mirko, ma alla fine c'era il fantasma nella casa del GF e Grecia l'ha visto. Ragazzi, Vita, non so se Vita ci c'è o non c'è. Grecia, però guarda, non lo so, perché anche a volte, cioè, mo è vero Grecia, però io comunque sentivo una presenza dentro la casa, eh. Proprio ieri sera, Perla e Mirko sono stati i protagonisti di una diretta su Instagram dove hanno partecipato tantissimi fan dei ragazzi e gli hanno fatto tante domande. Tra i fan dei ragazzi c'era anche, indovinare, Gianni Sperti, l'opinionista di Uomini e Donne e anche fan conosciuti. Siete belli, divertenti e simpatici. Mirko, di che squadra sei? Inter. Rispondi. Alessandro. Che ha detto? Ale. Rispondi a tuo fratello. I ragazzi hanno dedicato molto tempo a rispondere alle curiosità dei loro numerosi fan e hanno svelato anche cose inedite che sono successe nella casa di Cinecittà. Geloso è lui, lei. Geloso, già ve l'ho detto. Lei. Come dobbiamo fare quel gioco? Se andremo a convivere a Roma. No, ragazzi. Per il momento noi non stiamo proprio pensando alla convivenza, anche perché comunque cerchiamo di incastrare anche i nostri impegni per stare quasi sempre insieme, quindi. Però Chione di Mirko ha bagato al gioco della bottiglia perché così evitava che Perla dormisse in stanza con qualcun altro. Insomma, i ragazzi hanno rivelato che nessuno sapeva come quello del primo bacio. Seguite Ispettore Gossip e scoprirete tante cose.